Ha chiesto di parlare il senatore Renzi, ne ha facoltà. Signora Presidente del Senato, signor Presidente del Consiglio dei Ministri, signor Ministro degli Affari Europei, colleghe e colleghi, l'intervento ampiamente condivisibile del Presidente del Consiglio e l'intervento del Presidente Casini, che come Italia Viva condividiamo dall'A alla Z, mi permette di provare a offrire un contributo diverso dal solito in vista dell'appuntamento molto importante di venerdì. Oggi, signor Presidente, inizia la maturità in presenza. Circa 500.000 di ragazzi, di 500.000 di nostri connazionali, tornano nelle classi dopo una delicata vicenda di questi 3 mesi. È la generazione del 2001. Diciamo che ha vissuto un'odissea nello spazio negli ultimi mesi, non riuscendo, non potendo tornare a finire il proprio impegno scolastico come probabilmente avrebbero voluto e come forse era loro diritto. Oggi affrontano una maturità che li fa sognare, forse per qualcuno è un incubo, è comunque la certezza che quella generazione diventa adulta. Lo ha detto molto bene Paolo Giordano, un importante scrittore in questi giorni. La maturità è questo, è l'inizio degli esami che non finiscono mai. E allora da questo punto di vista noi, nel dare un grande abbraccio, un pensiero a questi nostri connazionali, dovremmo prendere esempio da loro e dire che oggi inizia anche un altro esame di maturità in presenza, che riguarda l'intera classe dirigente europea. Riguarda lei, signor Presidente del Consiglio, riguarda il suo governo, riguarda tutti noi, senatrici e senatori, riguarda me, riguarda l'intera classe dirigente del nostro continente. Perché diciamo le cose come stanno. In tanti raccontano che il virus ci renderà migliori. Io ho qualche dubbio, nel senso che questa analisi sociologica, psicologica, caratteriale la faremo alla fine, può darsi, per carità. Ma sicuramente il virus ha scardinato la geopolitica internazionale e ha cambiato l'Europa. Se noi non ci diciamo questo, non siamo coerenti. Lo dico anche alle opposizioni, che dovranno cambiare il proprio modello di azione nei prossimi mesi. Perché? Perché il virus ha cambiato il linguaggio della politica e le regole della geopolitica. Perdonatemi, provate a fare un flashback, riavvolgiamo il nastro a 4 mesi fa. È cambiato moltissimo. È cambiato negli Stati Uniti d'America, dove 4 mesi fa si immaginava una vittoria in carrozza del presidente uscente, e per vari motivi, il mondo sembra cambiato. A me colpisce che con i privati si va nello spazio e poi un uomo, un cittadino americano, muore perché non riesce a respirare schiacciato dal ginocchio di un poliziotto. E accade negli Stati Uniti d'America, che hanno visto il primo presidente di colore. Una delle più belle considerazioni che il presidente Obama ci ha consegnato in tanti momenti informali, cui molti di noi hanno partecipato, è quella che la storia va a zigzag e che non possiamo immaginare un percorso sempre uniforme e unitario. È cambiato molto in Cina. 4 mesi fa si parlava di trade e 5G e basta. Oggi la Cina è investita da notevoli elementi di riflessione. È cambiato molto in Brasile, dove il modello Bolsonaro ha fallito, non soltanto sul coronavirus. Sta cambiando molto in India, uno dei paesi più colpiti nelle ultime settimane, e che pure fino a qualche settimana fa, mese fa, vedeva una premiership assolutamente fortissima. E lo ricordava da ultimo il presidente Casini. Sta cambiando molto nel Mediterraneo. Non necessariamente in meglio, dove sempre più forte si sente una leadership russa che è coerente con il disegno di soft power che il presidente Putin ha sempre avuto, ma a cui si somma un intervento turco che deve farci riflettere, noi e la NATO. In questo scenario l'Unione Europea ha battuto un colpo, lo dico ai sovranisti, dovete riconoscere che questo è avvenuto. Sarebbe interessante, lo dico guardando il Ministro degli Affari Europei, con cui più volte abbiamo fatto riflessioni su questo, domandarsi se non sia stato anche frutto della Brexit, che 4 mesi fa era su tutti i giornali. Forse non avremmo potuto fare tutto quello che è stato fatto e che lei, signor Presidente, ha fatto assieme ai suoi colleghi, se vi fosse stato ancora Londra dentro l'Unione Europea. È un paradosso, è un contrappasso interessante su cui riflettere. Ma il punto centrale è: il mondo sta cambiando. Allora, vogliamo discutere di MES o non MES? Spoiler, io sono per il sì al MES. Ma questo dibattito è infinitamente più piccolo del vero dibattito che serve all'Europa oggi, e cioè qual è il ruolo dell'Europa e quindi dell'Italia nei prossimi 10 anni.
Iniziano gli anni venti, ruggenti secondo i film americani del secolo scorso. In realtà furono ruggenti fino a un certo punto, gli anni venti del XX secolo. Erano gli anni del fascismo, dei fascismi in Europa e della Grande Depressione in America. Ma anche se risaliamo agli anni venti del XIX secolo, sono anni in cui i moti liberali si affermano in una determinata stagione della storia. Insomma, gli anni venti sono sempre anni pericolosi e affascinanti. Che tipo di anni venti immaginiamo per l'Europa? E su questo non voglio fare la Cassandra né il profeta. Ci sono degli elementi che dovremmo analizzare. Io penso che la pandemia sia stata una prova drammatica, ma dico anche, e che sicuramente dovremo essere prudenti, dovremo stare attenti alle seconde ondate, a tutto quello che ci siamo detti, senza il terrorismo psicologico di chi minaccia 151.000 posti in terapia intensiva, quando sono meno di 200, ma sicuramente occorre prudenza. Ma la prossima pandemia, la prossima crisi globale, permettetemi di dirlo sperando di avere torto, non sarà una crisi sanitaria, ma sarà una crisi legata al cyber attack, alla cyber security. Tema ampiamente sottovalutato nel dibattito internazionale. Se noi scommettiamo sull'industria 4.0, e facciamo bene a farlo, basta un cyber attack per cambiare la storia di un prodotto agroalimentare che viene trasformato o di un pezzo dell'automotive. Questi temi vedono un'Europa protagonista o vedono un'Europa come era fino a 4 mesi fa ai margini, alla finestra da spettatrice? Questo per me è il punto di discussione su cui sogno, auspico e spero che il nostro Paese faccia sentire il proprio impegno e la propria voce. Perché il mondo dei prossimi anni è un mondo di robotica, di intelligenza artificiale, di innovazione, ma è anche un mondo in cui abbiamo scoperto che lo smart working, che è bellissimo, che funziona e che abbiamo fatto bene a implementare e che implementeremo, non basta. Perché la scuola non si può accontentare della didattica a distanza, ha bisogno di essere comunità, perché le aziende, parlavo con un CEO importante, apprezzo che lei negli Stati Generali si apra al confronto con importanti manager e imprenditori, parlavo con un importante amministratore delegato che mi diceva: Matteo, è inutile che continuate a raccontare dello smart working, l'azienda è innanzitutto una comunità, poi va bene valorizzare lo smart working, riduce il traffico, aumenta la scommessa digitale, ma serve altro. Bene, in tutto questo scenario io penso che l'Europa abbia battuto un colpo. Lo ha fatto con la BCE, lo ha fatto con il Recovery Fund su cui confermiamo il nostro impegno, l'ha fatto con il programma SURE, mi piace ricordare l'impegno su questo di Piercarlo Padoa nella scorsa legislatura, lo ha fatto con tutti i vari punti che sono stati oggetto della vostra discussione fino a questo momento e che sicuramente continueranno. Mi sia consentito mandare un pensiero riconoscente non soltanto a tutti i leader, ma anche alle leader, donne di questo continente. Perché Angela Merkel, ma anche Christine Lagarde, ma anche Ursula von der Leyen hanno dimostrato che quando le donne guidano determinate istituzioni svolgono un ruolo che è in alcuni casi decisamente superiore anche a quello degli uomini. Noi però abbiamo un problema oggi e il nostro problema è essere conseguenti con ciò che abbiamo detto. Essere capaci cioè di fare un esame di maturità a casa nostra, ad esempio sbloccando, come lei ha più volte detto e noi siamo dalla sua parte, il piano infrastrutture. Le do atto che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, molti degli impegni che lei ha preso stanno diventando realtà, con fatica, come è naturale che sia, a cominciare per noi dall'importantissimo Family Act, ma la scommessa di fondo è quella di avere una visione dell'Europa e su questo vado a terminare. Non volendo provocare i nostri amici delle destre, ma riconoscendo che ci sono due destre oggi, non in Italia, nel mondo. Nel mondo. È un dato di fatto oggettivo. E guardate che queste due destre sono due destre che si confrontano per motivi nobili, non per motivi futili. Perché chi di noi ama la democrazia americana sa che l'elemento costitutivo della grande storia della destra americana è stata l'esportare la libertà, valeva per Bush, ma valeva anche per Ronald Reagan, quando di fronte al muro di Berlino impugnava il martello e diceva: butta giù questo muro, Mr. Gorbachev. Oggi il muro, interessantissime alcune riflessioni di Massimo Recalcati su questo, oggi il muro è diventato invece il simbolo di una nuova Europa e di un nuovo mondo, il muro in Messico, ma anche il muro di Orban, che pure era uno di quelli, destra, popolare, europea, che sognava il superamento della visione del passato e sognava la libertà. Allora, qui c'è un punto, e davvero termino su questo. Il coronavirus ci ha mostrato che il mondo sovranista
portato alle estreme conseguenze dei padroni a casa propria, di nessun immigrato che arriva, di una globalizzazione bloccata, è un mondo che è triste e che non è adatto all'Italia. La scommessa vera che noi abbiamo come Italia è scommettere sul mondo della globalizzazione, sull'apertura, sulla capacità di guardare al futuro. E se questo vi emoziona, ne sono orgoglioso, perché i primi a aver capito che dovete cambiare linea, amici della Lega, siete voi. In quanto ciò che è accaduto in questi mesi dimostra che il vostro sogno sovranista si scontra di fronte alla realtà. Signor Presidente del Consiglio, le auguriamo buon lavoro nella videoconferenza. Porti con sé i ragazzi del 2001, perché per quei ragazzi del 2001 l'Europa è quel luogo che si chiama casa. C'è un bellissimo testo, e finisco su questo, di David Foster Wallace, signora Presidente, che racconta di due giovani pesciolini, lo fa proprio salutando dei ragazzi che raggiungono la laurea, che racconta di due pesciolini che sono nel mare e che stanno andando tranquillamente. Passa un vecchio pesce nella direzione opposta, li saluta, e il vecchio pesce dice: com'è l'acqua? I due pesciolini piccoli, abituati a crescere nell'acqua, non dicono niente, salutano, e poi uno dei due più là dice all'altro: cos'è l'acqua? Signora Presidente, per la nuova generazione non c'è la domanda su com'è l'Europa, perché l'Europa è casa nostra. Siamo all'altezza dei sogni della generazione del 2001. Si faccia valere, signor Presidente, siamo con lei.